Questa mattina il Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti ha presentato il calendario 2014 che praticamente conclude con gli ultimi 50 anni la storia bicentenaria dell'Arma dei Carabinieri. Innanzitutto questo è un calendario che contrappone praticamente l'operatività alla sensibilità degli addetti all'Arma dei Carabinieri. Sì, è così. Nel ripercorrere gli ultimi 50 anni della storia di questo nostro paese, in quest'anno il motivo che sta alla base di questo calendario è quello di coniugare questi due fattori così determinanti: operatività, quindi efficienza operativa, e sensibilità umana, che insomma è il motivo che sta alla base del nostro operato dal 1814, l'anno in cui l'Arma dei Carabinieri è stata fondata. Ecco, ed è per questo che il calendario comprende tutta una serie di tavole, come ad esempio quello sulle calamità naturali, oppure degli interventi contro l'anonima sarda, contro nelle manifestazioni ad esempio, eccetera. Esatto, questa coniugazione di questi due elementi così importanti noi cerchiamo di trasponderla quotidianamente in tutto il nostro operato, che va appunto, come lei ricordava, dall'ausilio delle persone nel corso a seguito delle calamità naturali, alle singole piccole operazioni quotidiane che noi svolgiamo a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. E poi la copertina invece è dedicata al futuro prossimo monumento che sarà inaugurato di fronte al Quirinale. Sì, ricordiamo il 2014 sarà l'anno segnato dal bicentenario della fondazione dell'Arma. In questa circostanza nei giardini prospicenti il Quirinale a Roma sarà realizzato per il bicentenario un importante monumento che raffigurerà un'immagine storicamente nota dei carabinieri nella tormenta, e questo monumento sarà realizzato anche grazie all'apporto e all'adesione di tutti i comuni d'Italia che hanno inteso partecipare a una grandissima adesione a livello nazionale. E a questo proposito c'è da sottolineare come tutti i 118 comuni dell'Astigiano abbiano dato il loro contributo, la loro adesione a questo monumento. Sì, a loro il nostro ringraziamento per la vicinanza mostrataci. Il fatto che tutti e 118 i comuni abbiano inteso deliberare favorevolmente per la realizzazione di questo monumento è per noi motivo di orgoglio, da una parte di sprone sempre a lavorare con le nostre migliori energie per la sicurezza pubblica.